Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Eleonora e oggi voglio inaugurare una rubrica che probabilmente sarà mensile ed è la rubrica dei libri, cioè un momento in cui io consiglio di circa 3 libri al mese, 3-4 libri al mese e questa rubrica nasce per un motivo molto semplice, perché leggere è bellissimo. Allora, leggendo non solo si dà un po' di senso alla scuola dell'obbligo che si suppone tutti noi abbiamo fatto, alcuni lasciano qualche serio dubbio di essere stati presenti, soprattutto durante le lezioni di grammatica, ma a parte ciò, appunto, diciamo che leggere permette di dare un senso a quei bellissimi anni dell'elementare e a utilizzare quelle skills che abbiamo imparato, non come si fa con le equazioni o le parentesi grafiche della vita di tutti i giorni, non sono propriamente le cose più utili del mondo. Ovviamente sto scherzando, forse no. Comunque, detto ciò, a me piace molto leggere, sono una lettrice piuttosto assidua, vado a momenti, dei momenti leggo di più e dei momenti leggo di meno. Sono anche una scrittrice, ho pubblicato numerosi racconti, ho pubblicato anche un libro, ma del mio libro parlerò più avanti. E quindi, amando molto i libri, ritengo che sia una cosa carina o comunque che ho piacere di fare quella di consigliare alcune letture che ho fatto o anche sconsigliare alcune letture che ho fatto a tutti voi che siete qui a cercare un pochettino di ispirazione. Quindi direi che io, la rubrica sarà più o meno così, io che parlo di libri che ho letto, do la mia opinione, metto i link, alcuni link dove acquistarli. Io al momento sto leggendo soprattutto ebook, preferisco il cartaceo, però l'ebook è più comodo. Ho preso un Kindle usato un po' di tempo fa e dicevo che lo sto sfruttando, anche se comunque sono ancora della vecchia scuola che preferisce il cartaceo. E niente, direi che è venuto il momento di cominciare. Allora, il primo libro di cui voglio parlare si intitola La stanza delle farfalle di Lucinda Riley. Allora, Lucinda Riley è una scrittrice molto prolifica perché ho visto che ha scritto tipo quasi una trentina di libri che sono tutti dei mallopponi tipo questo di circa 600 pagine. Dunque, non voglio sembrare una di quelle persone che ha dei pregiudizi o dei preconcetti. Però inizialmente leggendo questo libro mi sembrava di avere a che fare con Harmony, perché era scritto in maniera estremamente elementare, piuttosto banale e con una serie di frasi e lessico veramente molto molto in stile Harmony o quei libri tipo della Danielle Steel, che è una da cui hanno tratto un casino di film che facevano il pomeriggio e che si guardava sempre mia nonna e che ho guardato anch'io con un certo entusiasmo. Ecco, diciamo che inizialmente ero un po' dubbiosa su questo libro, poi ho deciso di mettere in un cassetto i pregiudizi e lasciarmi guidare dal flusso. Alla fine l'ho letto e devo dire che alla lunga sì, non stiamo parlando di un capolavoro di originalità, però alla fine si lascia leggere, almeno da me si è lasciato leggere. Ci sono dei punti abbastanza interessanti, altri punti un po' meh, però diciamo che in generale alla fine è una lettura che chiunque abbia voglia di qualcosa che non implichi utilizzare più di tanto il cervello può fare, perché io ritengo che sia sempre meglio leggere qualcosa, anche se quel qualcosa è di basso livello, piuttosto che non leggere niente. Comunque, il libro tratta di libro, diciamo che si incentra tutto intorno alla figura di questa tizia che si chiama Posy. Si racconta la sua vita quando era bambina, quando era adolescente e quando è anziana. La parte principale è legata a quando è anziana, settantenne, e si fa un po' vedere quella che è stata le sue vicissitudini. Lei era piccola nel periodo della guerra e tutto ciò che, oltre alla sua figura, tutto ruota intorno anche alla casa in cui vive, che è una mansione che si chiama Admiral House, e adesso non posso entrare troppo nei dettagli, se no faccio degli spoiler. Comunque, diciamo una sorta di dramma familiare, storia familiare, in cui c'è lei protagonista e tutto intorno si parla della sua famiglia, del suo passato, del suo presente, e poi si lascia anche un po' intendere quello che potrebbe essere il suo futuro. Allora, chi l'ha letto, vorrei scambiarmi delle opinioni con chi l'ha letto, perché secondo me, appunto, ci sono dei momenti che sono di una banalità peggio dei finali dei film porno, però ci sono state alcune cose che effettivamente non mi aspettavo, come la storia del motivo per cui Freddy ha lasciato Posy quando erano giovani. Allora,
Io mentre parlavo ad un certo punto mi si è ribaltato il cavalletto insieme al telefono perché registro con un telefono, quindi non so se potrò recuperare quella parte di registrazione, quindi faccio un piccolo recap di quello che stavo dicendo e stavo dicendo che mi piacerebbe parlare, dibattere o almeno avere un'opinione con le persone che hanno letto questo libro per sapere se anche secondo loro era piuttosto inaspettata la motivazione per cui Posy è stata lasciata da Fred in gioventù. Ovviamente chiunque non abbia letto il libro non sa di cosa sto parlando, per cui in realtà non è un vero e proprio spoiler, anche perché questa cosa la si scopre tipo a pagina 30 di 600, e cioè non questa cosa che è successa, ma che Fred ha lasciato Posy. E niente, quindi questo qui è il primo libro, sì, lo consiglio per persone che non hanno voglia di un libro eccessivamente impegnativo e che vogliono, diciamo, una lettura abbastanza semplice anche dal punto di vista linguistico. Poi, il secondo libro che desidero consigliare è La Biblioteca di Mezzanotte di Matt Haig. Allora, secondo me, questo libro ha il grande pro di far riflettere perché parla di una tematica che secondo me colpisce un po' tutti noi, che è quella del rimpianto. Perché praticamente la trama si incentra su una ragazza che si chiama Nora, che è tra l'altro anche lo stesso nome della protagonista del mio primo libro, che vive una vita, per utilizzare un termine tecnico-scientifico, di merda, e quindi ad un certo punto si stanca e decide di suicidarsi. Solo che finisce in una sorta di limbo, fatto a forma di biblioteca, in cui può, diciamo, vivere le vite che non ha vissuto e per le quali prova un rimpianto e si domanda come sarebbe stato se avesse fatto questa cosa piuttosto che un'altra, se avesse preso una decisione piuttosto che un'altra. E quindi diciamo che questo libro fa un pochino riflettere sulla questione del rimpianto, sulle nostre scelte, sul fatto che viviamo comunque costantemente o comunque capita a tutti, a chi più e a chi meno, domandandoci se, come sarebbe andata se. E fa vedere un po', appunto, in una maniera abbastanza romanzata, un pochino come sarebbe poter vivere le vite che non abbiamo avuto modo di vivere perché abbiamo fatto una scelta piuttosto che un'altra. L'inizio, lo svolgimento mi è piaciuto molto, il finale mi è piaciuto un pochettino di meno perché secondo me alla fine un pochino si perde e perde anche un po' tutta questa parte di riflessione che secondo me lo rende interessante, però è un libro che assolutamente io mi sento di consigliare e che secondo me vale veramente la pena leggere. Ne ho anche un altro di questo scrittore da leggere e sono curiosa di vedere se riuscirà comunque a farmi pensare almeno un po' come ha fatto questo. Il terzo libro non è un libro di narrativa, ma è un libro di crescita personale e si intitola Introversi e contenti di Silvia Loeken, credo sia Loeken il cognome, adesso mi sfugge, che è una scrittrice tedesca, penso. Allora, questo libro praticamente dà, come si evince dal titolo, dà una serie di consigli per le persone introverse e per vivere al meglio la propria vita, appunto, da introversi. Lì il libro inizialmente parla della cosa dell'introversione, le differenze con gli estroversi, quali sono le migliori caratteristiche e i peggiori difetti che si hanno o che abbiamo, perché io sono un'introversa, e poi dà una serie di dritte e di consigli in alcune situazioni di tutti i giorni che ci troviamo ad affrontare. Allora, secondo me il libro è interessante per le persone che non hanno fatto un grande percorso di crescita personale, nel senso che io, a parte alcuni punti, la maggior parte delle cose le sapevo già o comunque le avevo già sentite, quindi non è che abbia ricevuto delle nozioni illuminanti di cui non avevo assolutamente idea. Però chi magari non ha mai fatto percorsi appunto di crescita personale, non ha mai letto libri di psicologia, di consigli di autoaiuto, può trovare numerosi spunti interessanti. Io sono anni che comunque cerco di leggere libri simili, adesso un po' meno, ma c'è stato un periodo in cui ne leggevo un sacco. Vado comunque regolarmente da una psicologa, mi interessa un sacco di questi argomenti, quindi diciamo che secondo me ho una serie di conoscenze in più rispetto a chi invece agli inizi. Chi agli inizi sente di essere introverso e ha bisogno di spunti per affrontare, diciamo, la vita di tutti i giorni, rimanendo fedele a se stesso, penso che possa trovare in questo libro, del giovamento, comunque dei consigli interessanti. E direi che allora, questi sono i primi tre libri che mi sento di consigliare. Penso appunto che anche che il mese prossimo ne consiglierò ancora tre.
di solito cerco di leggerne, questi li ho letti a inizio anno, io ne leggo circa 3-4, nei momenti di fiacca ne leggo 2, altre volte ne leggo 5 al mese, dipende. Sono buona lettrice, c'è gente che legge molto di più, però alla fine penso che con un lavoro full time, un sacco di cose da fare, io sia molto brava. Tra l'altro ho anche scritto il mio secondo libro e presto vi parlerò anche del mio primo libro. E niente, io come dicevo all'inizio video, penso che leggere sia una cosa bellissima e sia una cosa molto interessante, non soltanto per utilizzare la magica capacità che è appunto saperlo fare, ma anche perché secondo me fa riflettere, ti permette di visitare mondi che altrimenti non visiteresti, ti fa viaggiare con la fantasia, ti distrae. Aiuta anche ad avere un miglior lessico, ti amplia un po' gli orizzonti e secondo me è una cosa che dovrebbero fare tutti. Poi capisco che non sia sempre semplice, che le nostre vite siano frenetiche e tutto il resto, però ecco, diciamo che nel mio piccolo mi piacerebbe riuscire a farmi venire un po' più di voglia di leggere con i miei elaboratissimi consigli e le mie super recensioni da book blogger dei poveri. Detto ciò, se avete dei libri che mi consigliate e che secondo voi sono assolutamente imprescindibili da leggere, o se avete letto i libri che vi ho consigliato e volete parlarne, volete dare il proprio parere non soltanto sulla storia di Posi e Freddi, mi farebbe piacere leggere i vostri commenti e leggere i vostri suggerimenti. E niente, grazie per l'attenzione. Peace and love.